Si è svolta l'altro giorno a Torbole, all'Hotel Piccolo Mondo, la tradizionale riunione rotariana, questa volta però con un ospite d'eccezione, il campione di ciclismo Francesco Moser. Nel corso della serata ha illustrato il suo percorso di vita, uomo ed atleta, con tutti i suoi passaggi da bambino ragazzo a Palù di Giovo, sino a tutti i suoi percorsi, ovviamente in bicicletta, sulle strade di mezzo mondo. È stata l'occasione anche per presentare il suo ultimo libro, Ho osato vincere. Francesco Moser, nella prestigiosa storia del ciclismo italiano, è stato il corridore più vittorioso di sempre. Tra i ciclisti più affermati durante gli anni 70 e 80, con 273 vittorie su strada, risulta ad oggi il ciclista italiano col maggior numero di successi, a livello mondiale quinto assoluto. Imbattibile nelle prove di un giorno, si è aggiudicato tutte le più grandi classiche del calendario nazionale e internazionale, rivestendo le più prestigiose maglie delle gare a tappe, imponendosi grazie alla sua combattività e alla capacità di gestire la squadra. Ha inoltre conquistato nel 1984 il record dell'ora. Ma Francesco Moser è anche un grande amico dell'Alto Garda. Gli abbiamo chiesto quale sia il suo legame con la nostra valle. Eh sì, questi sono posti dove ho fatto tanti allenamenti, tante gare e anche tanti amici. Qui a Arco è nato il Giro del Trentino nel 1978, quando io ero campione del mondo. Prima si faceva il circuito degli Assi, che c'era Mistadi, che era lui il promotore, poi venivamo sempre al Palace Hotel, poi al Sole, e poi c'è tutta una serie di amici, per dire Carpentari, l'ex corridore che è morto che poco, anche e quando io correvo lo vedevo spesso, poi c'era i Beltrami, Perini che correva, che non ricordo che correva con Diego, che lo andavo a vedere, che io ancora non pensavo neanche di poter cominciare a correre, insomma. E c'è sempre stata una gran passione per le bici qua, sono arrivate anche tappe del Giro, beh, il Giro del Trentino è inevitabile perché si organizza qui. E questi erano i posti degli allenamenti della primavera, soprattutto perché il Garda è noto che insomma ha un clima diverso dal resto del Trentino, perciò la primavera, all'inizio della stagione, si veniva spesso sul lago a fare gli allenamenti. E non solo noi trentini, ma anche altri corridori, insomma, siamo venuti anche in ritiro con le squadre. E è sempre stata una bella accoglienza, insomma, e anche grandi appassionati. Il Giro del Trentino, purtroppo, è mancato qualche anno fa Amistadi, che è stato, diciamo, l'ideatore della rinascita del Giro del Trentino, perché era già stato fatto negli anni 60, le prime edizioni del Giro del Trentino. Poi, come ho detto, nel 78 Amistadi ha voluto riproporlo, e poi l'opera di Amistadi è stata continuata da Nerino Iopi e la moglie, e purtroppo in questi giorni Nerino ci ha lasciato, e credo che lascerà anche un grande vuoto, soprattutto per la corsa, ma chiaramente per tutta la sua famiglia e tutti gli amici che lo conoscevano e lo stimavano. Un giovane che vuole iniziare a fare ciclismo, cosa consigli? Beh, tutto bisogna provare se uno ha le attitudini, se ha le doti per poterlo fare, perché non è automatico che uno possa fare il ciclismo. E poi, quando uno si accorge di avere certe doti, deve svilupparle, deve cercare di metterle a frutto. E per metterle a frutto c'è bisogno di fare tanti sacrifici, tante, come dire, rinunce, e dire vabbè, per 10 anni faccio questo, insomma, senza pensare ad altro. È difficile, perché la vita si vive una volta sola, e bisogna adattare proprio la propria vita a questo sport che è difficilissimo.